Buonasera a tutti, bentrovati con il nostro telegiornale sportivo in diretta. Ancora in corso la 19ª giornata di Serie A. Al momento le gare di oggi in corso, Bologna-Cremonese al 30° minuto, risultato ancora di 0-0. Questa sera invece si giocherà Inter-Empoli, mentre l'ultima gara che appunto chiuderà la 19ª giornata si disputerà domani alle 20:45 tra Lazio e Milan. L'Udinese invece riprenderà domani gli allenamenti e intanto si gode la vittoria ritrovata sul campo della Sampdoria. Allora vediamo il servizio di commento realizzato da Stefano Giovanpietro. Vincere quando conta, soltanto vincere, è uno degli esercizi più difficili da fare nel calcio e in generale nel mondo dello sport. Ecco, l'Udinese di Genova ha mostrato quanto contasse sbloccarsi dopo 10 partite a secco, 11 se si considera anche la pesante caduta interna in Coppa Italia contro il Monza B. L'Udinese al Ferraris ha sofferto, incassato, ringraziato finalmente una buona sorte che è girata nel verso giusto e poi nel momento migliore ha colpito. Lo ha fatto con Kingsley Eizibue, uno che i bookmakers come marcatore quotano a 100, tanto per intenderci. Titolare a sorpresa, scelta forte di Sottil che lo ha tenuto in campo nonostante quel giallo che gli pendeva sulla testa come spada di Damocle, ed è anche così che il mister ha raccolto i frutti dei suoi cambiamenti, di quegli interventi che aveva preannunciato post sconfitta contro il Bologna. Una scelta agevolata dall'assenza di Pereira, vero, ma alla fine vincente. Con il guizzo dell'ex Colonia sono arrivati 3 punti pesantissimi che sbloccano la squadra friulana dopo 3 mesi e mezzo, sosta inclusa, portando di nuovo le zebrette al 7° posto in classifica con controsorpasso al Torino dopo il successo di Firenze. Vive il momento magico King, come lo chiamano in spogliatoio, con dedica a Dio da buon atleta di Cristo, dopo una rete che fa sciogliere ogni tensione, cronicizzata dopo gli errori clamorosi di Djuricic e Vieira, in un'esultanza liberatoria di tutta la panchina, in un abbraccio virtuale con gli immancabili tifosi giunti al Ferraris per guastare la festa della Samp, che sembrava pronta al riscatto e che invece ha fatto un altro piccolo passo verso la B. Ora la testa va al Verona, che vive una situazione simile, anche se reduce da buoni risultati dopo l'avvento di Zaffaroni, a sistemare le cose dopo la pessima gestione Cioffi e il rivedibile interregno di Bocchetti, che comunque è rimasto al fianco del nuovo allenatore. L'ultima vittoria in casa è ancora più lontana nel tempo, datata 16 settembre scorso contro l'Inter, e c'è necessità di rinverdire anche questo ricordo, con un De Lofeo in più nel motore dopo il secondo grande spavento vissuto questa volta in Liguria. Gerard vuole esserci e lo spera anche tutto il popolo bianconero nella serata del 30 gennaio, che tra l'altro sarà il penultimo giorno della sessione di mercato. E ieri il giorno del ritorno in campo di Gerard Deulofeu, che ha contribuito a dare una scossa alla squadra che ha trovato il gol proprio grazie a un'azione cominciata dal catalano. 13 minuti però in campo per lui a causa di una riacutizzazione del problema al ginocchio. Il club ha rassicurato sulle sue condizioni. Facciamo il punto nel servizio. Chiamateli campioni, chiamateli amuleti, portafortuna o più semplicemente dispensatori di fiducia e sicurezza, stiamo parlando di quei giocatori che in un modo o nell'altro fanno capire la loro importanza anche nei dettagli, anche in pochi minuti, 13 per l'esattezza. Tanto infatti è durata la partita di Gerard Deulofeu con l'Udinese dopo 70 giorni senza campo per lo spagnolo. Soltanto 13 minuti, non perché Sottil lo abbia inserito troppo tardi, ma perché purtroppo il numero 10 bianconero, dopo essere entrato, ha lasciato il campo per un dolorino al ginocchio che evidentemente lo aveva spaventato, e il classe 94, che cura il suo corpo in maniera maniacale, non ha voluto rischiare. Ci ha pensato poi direttamente il club a rasserenare gli animi, tranquillizzando sulle condizioni di Deulofeu, che è pronto alla ripresa della preparazione ad aggregarsi al resto della squadra. Spavento che quindi è subito rientrato, con la speranza di rivederlo già contro il Verona lunedì prossimo. Tolta la paura, resta però da analizzare l'impatto di un giocatore che senza in realtà fare chissà che cose ha fatto comunque tutta la differenza del mondo. È un caso che l'Udinese abbia segnato proprio nei 13 minuti in cui è stato in campo Deulofeu? Io non credo. Al suo ingresso tutta la squadra è sembrata motivata, rinvigorita, attenta, insomma più cattiva, più decisa. Quella stessa cattiveria che ha messo Gerard nella pressione Saudero e nell'azione partita da lui, che ha poi portato al gol vittoria decisivo di Eizibue. Insomma, nonostante tutte le voci di mercato e nonostante i problemi fisici dell'ultimo periodo, Deulofeu ha fatto capire ancora una volta perché indossa il numero 10 sulle spalle e ha dimostrato ancora una volta quanto sa essere decisivo. I know it breaks your heart, move to the city and I'm broke down crying.
bianconero William Trost e Kong saluta il Watford, dopo 3 stagioni passa alla Salernitana. Con un post Instagram che vi mostriamo, ha ringraziato tutti, in particolare la società, per i 5 anni di carriera passati tra Watford e Udinese. Grazie per avermi dato l'opportunità di realizzare il mio sogno di giocare in Premier League. Ora sono di nuovo un fan e insieme a tutti voi spero nella promozione del club. Questo appunto il post che ha pubblicato il giocatore. E adesso passiamo alla primavera con l'importante vittoria riportata in questo turno di campionato contro il Torino, capolista 2-1 il risultato finale, un'altra vittoria in rimonta, 7 i punti conquistati per la formazione di Yannis Sturm in 3 giornate di campionato e ora l'obiettivo salvezza diventa più concreto. Vediamo il servizio di Alessandro Surza. 4 punti nelle prime 12 giornate del girone d'andata, ovvero da agosto a novembre del 2022. 7 punti nelle prime 3 giornate del 2023. Questi sono i numeri di un Udinese primavera che ha decisamente cambiato marcia. E voi magari vi starete anche chiedendo che acquisti sono stati fatti, chi è arrivato a rinforzare la rosa di mister Yannis Sturm, che sembrava così debole sulla carta soltanto pochi mesi fa. Beh, la risposta è nessuno, anzi, se vogliamo essere precisi, la squadra del tecnico sloveno ha addirittura perso dei pezzi pregiati importanti. Chi? Come Pafundi e Abanco, perché ha dovuto andare a rinforzare la prima squadra, a sua volta privata di alcuni elementi, e chi come Castagnavitz, Di Bartolo o Bassi, giusto per fare qualche nome, ha dovuto restare ai box per un infortunio più o meno lungo. Insomma, la squadra bianconera under 19 ha stupito tutti quando nessuno si aspettava che potesse rinascere. 7 punti in 3 partite, frutto di 3 rimonte, il 2-2 decisivo firmato da Centis contro il Verona, la rete a Cesena siglata da Buta e ancora Buta che abbatte il Torino. Occhio, perché i Granata erano primi in classifica prima della partita di Gemona. Insomma, 7 punti in 3 partite che hanno rilanciato completamente le ambizioni di un gruppo che adesso a quota 11 punti crede e come nella salvezza. Peccato, è vero, perché hanno vinto sia la Samp sia l'Atalanta fuggendo via e quindi tenendosi a distanza di sicurezza a meno 4 dai bianconeri, però questa è la sensazione che davvero l'Udinese abbia iniziato a capire come è fatto il campionato di Primavera 1, una sensazione che speriamo duri il più a lungo possibile, perché come ha detto mister Sturm, adesso la squadra mentalmente è forte. Non c'è più spazio, non c'è più tempo per abbattersi, non c'è più tempo per piangersi addosso. Questa squadra adesso, se subisce un colpo, reagisce, ed è quello che avremmo voluto vedere fin dall'inizio, ma ormai è inutile pensare al passato, bisogna guardare al futuro che adesso finalmente sembra roseo. Il prossimo impegno contro la Roma sarà un altro test fondamentale e pazienza, non c'è l'obbligo di vincere. L'importante però è fare una prestazione che continui a dare morale, perché questa squadra ha iniziato a stupire e l'impressione è che non voglia smettere di farlo. Passiamo ora alla Serie D, dove le friulane in questo 20° turno non hanno brillato. È una sconfitta per il Tor Viscosa, finisce 2-1 contro Dolomiti Bellunesi, 0-0 invece per il Charlins Muzzane contro il fanalino di coda, il Monte Belluna. E allora sentiamo le parole del centrocampista Daniele Forte al termine del match. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, siamo partiti bene, abbiamo creato delle occasioni, poi piano piano siamo calati purtroppo e non siamo riusciti a trovare il gol, però diamo ancora continuità ai risultati, e anche se sappiamo che ci manca qualcosa per fare quel saltino. Sì, il rammarico, perché nel primo tempo soprattutto avete costruito tante palle gol, e se il primo tempo finiva con un risultato, insomma, 2-0 per il Charlins, era meritato. Il primo tempo abbiamo fatto meglio del secondo, abbiamo creato delle occasioni, non siamo riusciti a trasformarle, su questo dobbiamo lavorare perché non è la prima volta, però ormai è andata, pensiamo alla prossima partita e cercheremo di fare di più. Un punto che dà continuità, striscia utile dei risultati, però servirebbe qualcosa in più per fare il salto, visto che la classifica è corta. Prossimo turno c'è l'Adriese, un altro big match in casa. Sì, noi pensiamo partita per partita, non pensiamo alla classifica. Adesso sappiamo che c'è l'Adriese, sarà una partita bella, dura come tutte le altre, e proveremo a fare di tutto per vincerla. È scesa in campo anche la Serie B femminile, è scesa in campo il Tavagnacco, sconfitto dal Cesena per 1-3, si tratta per il Tavagnacco della 7ª sconfitta consecutiva. Vediamo allora i gol di questo match. Battuta proprio sul dischetto, ci arriva Di Stefano,
E prova il Giranzi, attenzione, c'è il gol! C'è il gol, scusate, era Andreoli, il cross e il gol. Alkovic aspetta in area di rigore, eccola qui, la palla proprio per lei, il tiro e che gol! Che gran gol, ragazzi! Mentre Di Stefano sulla destra c'è una giocatrice del Tavagnacco, Di Stefano la ignora, palla dentro e ci arriva Alkovic, c'è il gol! Parte il tiro, incrocio dei pali. E passiamo ora alla palla a spicchi con la vittoria di misura per entrambe le friulane nella 18ª giornata di Serie A2. La Puol-Duel West batte di un punto Rimini mentre vince nella calda trasferta del Paladozza la Web Gesteco per 75-72 contro la Fortitudo Bologna. Ci racconta tutto nel servizio Stefano Giovanpietro. Si chiude un 19° turno del girone rosso di basket di A2 che di certo resterà nella memoria delle due squadre friulane per motivi diversi, certo, ma uniti dal filo rosso della vittoria. Due successi per A+, Old Wild West Udine e Web Gesteco Cividale, ma comunque significativi. Niente meglio della reazione del capitano Antonutti nell'angolo della panchina può descrivere l'otto volante di emozioni del successo al Pala Carnera di Udine contro l'ostica neopromossa Rimini. Anumba, dopo una prestazione super, decide di sporcare il tiro di Ogbeide che con ogni probabilità sarebbe finito dentro, e regalando così all'A+ un successo voluto, sudato, strappato con grinta e un pizzico di fortuna che non guasta mai, con tanti ringraziamenti a chi è rimasto a sostenere la squadra fino in fondo, come si legge su un post Instagram dell'A+. Udine la butta via nell'ultimo quarto segnando solo 10 punti, ma poi ci pensa un super Alessandro Gentile che nell'overtime segna tutti e 8 i punti bianconeri, sporcando con esperienza e malizia l'ultimissimo disperato tentativo dello stesso Anumba. Vince Udine che sale a 24 punti, ancora a lunghezze invariate dal terzetto di vetta che non sbaglia. Esultano Pistoia, Forlì e Cento che è già pronta a sfidare sabato una Cividale lanciatissima. Le Aquile continuano a volare in alto ed espugnano anche il Paladozza della Fortitudo Bologna, non mancando l'appuntamento con la storia e conducendo il gioco sempre, nonostante alla fine sul tabellone luminoso lo scarto sia di soli 3 punti. Sono 4 invece ora le lunghezze della formazione ducale proprio sulla F, con il quinto posto consolidato e la salvezza ormai a un passo dall'aritmetica, anzi con vista più sui playoff al momento che sulle parti basse della graduatoria. Al Paladozza ora sbarcherà proprio Udine, che vorrà mettere il sigillo sul suo tentativo di rinascita dopo l'avvicendamento in panchina. Ha ripreso invece subito la marcia l'A+ Women del Serudine, vittoriosa in casa contro Broni e sempre a distanza di una vittoria dalla capolista Sanga Milano. Ed ora il volley con l'importante vittoria del Martignacco contro Messina, rivale per la salvezza. Sentiamo le parole del coach Marco Gazzotti. Importante perché è una delle nostre rivali per la salvezza, quindi vincere significava riprendere un cammino che noi abbiamo iniziato un po' di tempo fa, quindi vincere le partite che per noi sono importanti è una buona cosa. Sono contento per il risultato, tecnicamente non è stata una partita eccessa perché abbiamo fatto qualche errore di troppo, forse eravamo anche un po' stanchi, venivamo da 2 settimane consecutive col turno infrasettimanale di Coppa con dei viaggi, quindi probabilmente non eravamo neanche tanto brillanti. L'essere fiduciosi e positivi è sempre un obiettivo da perseguire. Sappiamo che il nostro cammino è ancora molto lungo, sappiamo che adesso in questo periodo abbiamo diverse partite con formazioni con cui noi ci giochiamo la salvezza, quindi dobbiamo rimanere concentrati su quello che è il nostro obiettivo. Adesso arriva la sosta, quindi ne approfittiamo anche per ricaricare un po' le pile, per allenarci, ma soprattutto per riposarci. Affrontiamo la sosta avendo vinto, quindi avendo consolidato la nostra posizione, quindi siamo e sono contento di quello che abbiamo fatto. Sesta tappa di Coppa del Mondo di biathlon, nella staffetta femminile l'Italia di Lisa Vittozzi si classifica quarta, oro per la Francia, argento per la Svezia e bronzo per la Germania. Per la Vittozzi una prestazione di altissimo livello, con 2 poligoni senza errori e con un ottimo tempo nella sciata.
E vi ricordiamo anche che cosa si è disputato quest'oggi per il quanto riguarda il Festival Olimpico della Gioventù IIOF, che è entrato nel vivo della competizione. Quest'oggi l'esordio delle discipline del freestyle skiing slopestyle big air e dello snowboard freestyle big air. Entrambe le finali saranno in scena sul monte Zoncolan. A Sappada le prime competizioni dello sci nordico sulle distanze delle 7,5 km per il femminile e 10 per il maschile a tecnica classica, al via anche gli incontri di curling al palaghiaccio di Klaut e i salti in Slovenia sul trampolino per la gara individuale. Ed è tutto con lo sport, ci fermiamo, io vi ringrazio per averci seguito e auguro a tutti voi una buona continuazione di serata su TV12.